e i sentimenti che fra il 39 e il 45 hanno afflitto l'umanità. Ma intorno al 1947 la tempesta si era un po' calmata. I grandi avevano ricominciato a lavorare e i bambini, i primi ad avvertire i segni del sereno, avevano trovato questo declivio per cui essi scendevano a precipizio lanciando grida di felicità. Bianca scese inesorabile a dividere in due il paesino. È la nuova linea di confine italo-jugoslavo. Da questo momento tutto ciò che si trova ad oriente appartiene alla Repubblica Jugoslava. Tutto ciò che si trova ad occidente appartiene alla Repubblica Italiana. Entro la mezzanotte del giorno in corso è concesso a coloro che lo desiderano di cambiare zona. È severamente proibito a chi abbandona la propria casa per cambiare zona portare con sé qualsiasi cosa che non siano gli stretti effetti personali o di danneggiare minimamente ciò che abbandona. Presto! In caso di trasgressione, i militari di ambedue le zone sono autorizzati. In caso di trasgressione, i militari di ambedue le zone sono autorizzati a sequestrare e in caso di ribellione anche a sparare. I bambini capirono che ormai occorreva cercare una nuova discesa per le loro carriole, ora che il declivio era stato diviso in due dalla linea bianca. Ma o restare e viceversa. Decidere in poche ore la sorte di una famiglia. Diventare, prima che la notte finisca, cittadino di un'altra nazione. Perdere la stabilità di secoli di lavoro sullo stesso campo per diventare uno dei milioni di rifugiati di questa Europa. Ma soprattutto dividere. Dividere le famiglie. Giovanni, vi conosco. Voi vi avvilite, vi ammalate se non lavorate. Che aspettate a caricare tutto sul camion una bella notte? E a venire di qua? No, tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre alla luce del giorno. E poi spero che mi aiutino, sai. Ma così non potete vivere. Di qua riavrete il campo. E la vacca. La famiglia Sebastian va a cercare il suo campo e il suo lavoro al di là di questa linea, lasciando la propria casa. Di notte, come ladri o fuggitivi. Ma colpevoli di che cosa? Attenti, stiamo per passare! L'ufficio propaganda la farà pubblicare sul serio, non come quei cialtroni là. Uomini validi, quanti? Io solo. Tu solo? E tuo padre? Mica è vero, io non posso lavorare. Sono 20 anni che non lavoro più. Ma non lavoretto da niente, è volontario. Da farsi un'ora di riposo, non una fatica vera e propria. Non ci tengo. Bisogna sistemare la strada provinciale per quando lui si degnerà di venire a visitare la zona. Grandi e piccoli, tutti dobbiamo essere utili. Chi lui? Ma non era morto? Io che ne so, stai zitto. Cosa vuol dire il lavoro volontario? Come cosa vuol dire? Volontario, no? Per non confonderlo con quello obbligatorio della domenica mattina, eh? Condizione che mettiamo? Condizione proprietario. Proprietario? Proprietario, sì. Il campo è tuo, non l'hai mica affittato. Un momento. Proletario. Proletario vuoi dire. Lui è anticapitalista, lo conosco bene. Vero? Hai soldi tu? Soldi? Ti piace lavorare? Eh sì. Hai mai comprato a un prezzo rivenduto a più? E cosa dovevo comprare? Se qualcuno ti dice di fare qualcosa, la fai? Se è una cosa giusta. Ma se è giusta? Allora la faccio. E dunque, più anticapitalista di così. Un momento. Hai mai guadagnato tu sul lavoro di un altro? Non capisco. Prendi uno che lavora per te, che ti rende 1000 lire, e tu invece lo paghi 500. Ma nessuno ha mai lavorato per me. Tranne che lei, poveretta. Lei chi? La vacca.
portato via mezza città.